Berceto è stato preso a esempio nell'Italia settentrionale dalla Lega Ambiente Nazionale e dal ministro Dario Franceschini per la grande manifestazione che viene fatta a livello nazionale voler bene all'Italia. Il 31 maggio il sindaco insieme al direttore del parco Giuseppe Vignali si recherà alle scuole di Berceto dove arriveranno tutti i bambini anche dell'asilo di Berceto, delle suore di Berceto, della scuola materna di Ghiare, delle elementari di Ghiare, oltre a quelli delle elementari e delle medie di Berceto. Percorreremo insieme la via Francigena per conoscere tante piccole cose e quindi incentivare i nostri bambini a voler bene al paese, a voler bene alla sua storia. Alle 11:30 poi in consiglio comunale come sindaco regalerò a ogni bambino, compreso quelli dell'asilo, compreso i bambini delle scuole materne, la Costituzione, che la considero un libro essenziale anche per i bambini che non sanno ancora leggere, se la faranno spiegare dai loro genitori. È un'iniziativa che ritengo molto importante, conoscere il proprio paese, quindi Berceto, la sua storia, le sue tradizioni e contemporaneamente conoscere i propri diritti e doveri che nascono dalla Costituzione. E spero che la Costituzione trovi largo spazio in ogni famiglia del comune di Berceto. Il 1° giugno mi fa piacere essere invitato come sindaco, credo l'unico sindaco, a Roma a una manifestazione nazionale in presenza di tutti i vertici della Lega Ambiente, del ministro Dario Franceschini, per illustrare il grande progetto unico nel panorama italiano di coinvolgimento di 5.000 proprietari per cercare di utilizzare al meglio e governare il territorio, i 131 km quadrati del comune di Berceto che sono pressoché abbandonati. Quindi mi fa piacere questo riconoscimento, mi fa piacere poter parlare a persone che possono darci un aiuto in questo progetto.